Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di The Darkness 2. Continuiamo velocemente la campagna. L'ultimo video era stato uno spettacolo, adesso. Vabbè, se non l'avete visto andatelo a rivedere perché è stato uno spettacolo. Troppo bello. Vabbè. Ah sì, qua mi ricordo. Qua devo lanciare i giavellotti. Fuso! E what's up? Sì, a rallenti, mamma mia, guardate che figo, ok. Rallenti, è durato 52 minuti. Ah, non posso distruggerle quelle là, sì. Ah, giusto, le armi. Prendiamo un UMP. La cobra. Così si ragiona. Aia. Ehi, grande scimmietta. Adesso questo è da solo, quindi direi di prenderlo e di fare una bella uccisione curativa, un'anaconda. Ah, sì. Lui sparava ancora, stava sparando. Ok. Guardiamo un po' le armi che hanno lasciato. Ah, ecco qui. Due cobra. Già un po' di cuori, così ci ridanno vita, anche se al massimo ci danno soprattutto un bel po' di punti. Guardate lì quanta luce, però purtroppo non possiamo distruggerla, quindi andiamo avanti. Ecco qua. È solo un contenitore. Boom! Colpo in testa. Vediamo se ci arrivo. No. L'ho preso con uccisione. Ma adesso tu mi hai fatto girare le palle. Via la testa, sì. Abbiamo molte munizioni, però qua c'è però una cobra, quindi prendiamola. Lì c'è un'altra. Lì c'è il canne mozze, quindi pigliamolo. Muore. Ok. Vieni a me. Mamma mia, questo fucile. Batto! Distrutto le luci, vieni con me, Qui ci sono degli altri giavellotti. No, perché non li usare? Ok. Armi, no, niente armi. Però direi che a questo possiamo fare una bella uccisione. Questa qua. Uazza, macellato, sì, macellato. Tagliato in due con. Mentre ricarichiamo, troppo figo. UMP, no. No, non mi interessa l'UMP. Ok, sì, eravamo arrivati qui. Grazie al cielo sei tu. Siamo sotto attacco. Dobbiamo arrivare a casa prima che ammazzino tutti. Dino Avanti! Marino, se. Chi è che era quello? De Laurentiis, qualcosa del genere. Ok, dentro la macchina. E adesso comincia il vero gameplay perché eravamo arrivati qui l'ultima volta, quindi. C'era questo prete che veniva spesso in visita all'orfanotrofio, padre Alonso. Sì, lo so che cosa state pensando, ma non è quel tipo di storia. Comunque, doveva avere tipo 1.000 anni, un tipo Mille tutto anni. zolfo e fiamme dell'inferno. Ci diceva che l'inferno non era una storiella inventata per farci stare buoni, ma un posto reale. Un posto del cazzo, dove finivano tutti i fannulloni, le puttane, gli spacciatori, i Addirittura. drogati. E se non stavamo attenti, proprio lì saremmo finiti anche noi. Vi diceva così? Eh Cazzo, se solo fosse così facile. beh, certo che se vai in giro con due teste che mangiano cuori. Ah, sì, la porta. No, le luci. Allora qui ci vuole una bella cobra di precisione. Scusate, sto morendo. In questo momento ho un attacco di tosse improvviso. Mi scuso, ma. Due. Luce? Da quella lì non la posso distruggere. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Perché buttarci lì dentro senza poter distruggere le luci è un suicidio. È un suicidio.
Pare che come ci vado? Ah, qui c'è la porta, non l'avevo vista. Probabilmente c'era già qualcuno che da 10 minuti mi diceva: guarda che lì a destra, guarda che lì a destra c'è la porta. Lo so, ma non l'avevo vista. Ah, ok. Via il generatore. Ho beccato il Darkling. Che vabbè, tanto immortale che gli fa. Abbiamo tanta essenza, quindi acquistiamo qualche talento. Allora, divorare un cuore ti fa guadagnare più, più salute. È molto molto bello, molto utile. Colpiscila ancora per sbatterlo a terra, provocando un'esplosione che stordisce i nemici. Ottimo, però non usiamo praticamente mai il braccio destro, quindi afferra il Darkling. Ah, questo è epico, quello con cui si può lanciare il Darkling. Però mi ricordo che volevamo arrivare al buco nero, quindi questo è delle lame demoniache, che poi voglio subito provarla. Adesso pigliamo questo, quella della salute. Così abbiamo anche più salute, una salute in più quando divoriamo i cuori. What's up? Quello lì voglio fare una bella cosa diversa. No, cosa è successo? Ah, la luce, la luce. No, cosa mi stanno facendo? No. Mio Dio. Cos'era? Ah, sì, forse erano quelle granate. Dai, 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 dai. No, niente. Vabbè, pazienza. Ci hai provato, dai. Mangiamo il cuore. No, guardate quella luce quanto è potente, non mi fa neanche vedere. Ah, ok, ma posso distruggerla allora. Entriamo qui. Ma quello. Ah, ecco, non posso. Quello a chi stava sparando, scusa. Ecco di qua. Oh, vabbè, deficiente. Vediamo se qua dietro c'è una porta. No, vabbè, là c'è una reliquia, vedete il simbolo, quindi dobbiamo fare il giro probabilmente. Facciamo una bella. No, volevo fare un colpo in testa. No, 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 quelle no, quelle no. Prego. Ho un'idea, ragazzi. Oh, così. Oh, sì. Ah, ci dà più punti perché era nello sciame, vabbè. Mangiamo il cuore. Mangiamo pure questo. Abbiamo una portiera. E andiamo. Però direi di pigliare il fucile. No, 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 quello no. La luce no! Col dito medio, mamma mia, mettete mi piace. Solo per questa scena, ma quanto è figo il nostro personaggio. Ah, guardate, lì c'è lo specchio addirittura. Ma noi non abbiamo paura. Finché non si accendono le luci. Dai, dai, dai che ce la fai! Sì, ce l'ha fatta. Oh cazzo. Perfetto. Ok. Facciamo un bello sciame, pronti? Aprite il fuoco di copertura! No, vabbè, lo secchiamo, tanto un deficiente. Ok. No, 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 quelli là con la luce no. Ti prego, ti prego. Tutto ma non la luce! Ma dove è andato a finire? What? No, che è successo? Problemi tecnici. Aia! Mi sta uccidendo il Darkling. Dobbiamo pigliare una cobra. Ok. Volete il vostro amico? Prendetevelo! No, niente. Non ha funzionato. Aia. No, quello là. Ah, ma hanno tipo una specie di torcia gigante. Quello cos'è? Ah, è quella la torcia? Sto per avanzare! Torna qui! Aia. Ciao ragazzi! E what's up? Che schifezza! Jackie? Sei un uomo morto! No, non questi, non quello! Ok! Perché? Desert Eagle? Wow, vediamo! Aia! Ok! Dai, pigliamo una di queste, così. Massimo, se le usiamo tutte e due abbiamo sia la Desert Eagle che la mano. Ok. A questo punto pigliamo tutto perché rimane solo quello là. L'ho colpito col cadavere, però non l'ho ucciso.
Adesso gli lanciamo un bello sciame. E così, così almeno pigliamo un po' di munizioni e siamo tutti più contenti. Adesso c'è quello là che mi stava sparando da mezz'ora, ma non aveva ancora capito che io non c'ero. Io da tutt'altra parte. Vabbè, pigliamo una... Ok, pigliamo una portiera. Ah, chi è? Chi è quello? Dolfo? Esu, sono felice di vederti. Ah. Quei bastardi sono arrivati come uno sciame di scarafaggi del cazzo. Sono fuori di testa. Sì, lo so che sono fuori di testa, però. Io sono ancora vivo, no? È più di quanto si possa dire di quei cazzi mosci dopo che avrò finito con loro. Ah, beh. È meglio che vai di sopra, capo. Io qui posso resistere. Non sono messo così male. No, non sei messo così male. L'ascensore sta scendendo. Non lasciare che si salvi nessuno, Jackie. Tranqui. Jackie, sono vivi, non sparare. Cristo, capo, è un manicomio lassù. Tua zia Sara si è rinchiusa nella tua stanza blu. No, avete fatto... Subito. Madonna, io starò qui, si è salvata. Era l'unica cosa che mi interessava davvero. Qui c'è una portiera che ha qualcosa che non va. Ok, distruggiamola che è meglio. E finalmente possiamo raggiungere questa benedettissima reliquia. Ok, 300 punti. Andate qui. Vabbè. Ah, ma lascia... Ah, sì, lascia davvero i colpi sulle pareti. Figo. Figo. Qui? Ok, non mi interessa. Va bene, andiamo. Dai, Dolfo. Sì, sì. Lasciami andare. C'è Vinny. Ehi, Jackie. Che giornata oggi, eh? Ma a chi cazzo stai parlando? Sono di qua. Boh, alcune cose di questo gioco mi fanno imbestialire. Sono a destra e questi mi parlano a sinistra. Non è una cosa così difficile, credo. Credo, eh. Poi magari è difficile, però. Un gioco di una portata del genere. Sbagliare su cose così semplici. Il Defender. Non so, sapete. Fucile a canne mozza è bello, bello potente, però. Vabbè, dai, pigliamo questo. UMP, canne mozze. E munizioni. Però non ce la lascia prendere. Vabbè. Vediamo un po'. Cosa possiamo comprare con questi punti? Le lame demoniache, ragazzi. Allora, dopo aver mangiato un cuore. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è mangiare un cuore. Jackie, grazie a Dio ce l'hai fatta. Siamo nella merda. Questo è ancora vivo? Amico. Sì, però se mi metto qui... Non si possono... No, vabbè. Pazienza. Parla con Johnny. Dimmi contro chi sto combattendo. Il sigillo sulla busta che hai trovato su Swifty... Appartiene alla fratellanza. No, non alla fratellanza. Sono i custodi originali della tenebra. La fratellanza è il santo graal delle società segrete del cazzo. Sono comandati da un certo... Ho capito. Un sommo sacerdote per loro. È come un re, non proprio una brava persona. Sì, sì, ho capito. Sì, ho incontrato quel bastardo. Mi ha aggredito con un oggetto in grado di risucchiarmi via la tenebra. Ho capito, ho capito. Solo un oggetto può farlo. L'ampolla. L'ampolla di Archimede. Gesù, pensavo che fosse perduta per sempre. Lo speravo. Che cazzo è? L'artefatto che la fratellanza ha usato per imprigionare la tenebra. È stata creata migliaia di anni fa utilizzando la magia nera. Può contenere essenza oscura strappandola via un corpo o amplificando quella già contenuta in una persona. Quindi può amplificare i nostri poteri, ragazzi. Se l'hanno trovata andiamo male, molto male. Se la fratellanza si impadronisce della tenebra... Il problema è se la tenebra si impadronisce dell'ampolla. Ok, ok. Ho afferrato il concetto. Ascolta, resta qui. Io spazzerò con questi fottuti bastardi. E prenderò l'ampolla. Quello lì ha dei tic non poco... Guardate, sembra una specie di serpente. Guardate come piega la testa. Adesso immaginatevi io qui, tipo seduto, che suono il flauto e questo che fa tutti questi tic. E poi, guardate, muove la testa tipo un serpente, vabbè. Che scale sono queste? Saranno fatte così. Ok, usciamo.